Benvenuti o bentornati sul canale del sottoscritto, ovvero Federico Frusciante, un canale dove si parla di cinema, di musica, di letteratura, quasi tutto comunque collegato alla settima arte. Quello che state per vedere è un video di consigli, stavolta però di consigli musicali. Un video che faccio da più di 10 anni e che era un po' di mesi che non facevo sul mio canale e che quindi rifaccio con molta molta voglia. E, come al solito per i consigli musicali, consiglio un disco degli anni 60, uno degli anni 70, uno degli anni 80, uno degli anni 90, uno del primo decennio 2000-2010 e il secondo dal 2011 ad arrivare adesso, quindi 6 dischi che vi consiglio, chiaramente che amo io, non devono essere per forza capolavori per tutti, che comunque secondo me hanno segnato e continuano a segnare la storia della musica, diciamo così, antica e moderna. Quindi partiamo subito con questo video e partiamo subito con il disco degli anni 60 che vi voglio consigliare. Gli anni 60, dunque, vi voglio consigliare un disco della scena cosiddetta psichedelica di San Francisco degli anni 60, ma è una psichedelia veramente particolare quella di cui vi sto per andare a parlare, dei grandissimi 50 Foot Hoes, che con il loro disco d'esordio del 1968, Calderon, hanno secondo me segnato con una pietra miliare dell'epoca appunto tutta la psichedelia e anche l'elettronica, e c'è della pre-new wave, c'è un po' di tutto in questo disco meraviglioso. Insomma, quindi Calderon è il primo disco che vi voglio consigliare, 1968, formazione con Nancy Blossom alla voce, Dave Blossom alla chitarra, al piano, Larry Evans all'altra chitarra e ai cori, Cork Maskeski, tutti i sintetizzatori costruiti a casa, il Theremin, Terry Hensley al basso e Kim Kempsey alla batteria. Formazione appunto che dà alla luce questo grandissimo disco che si apre con End After, 2 minuti di un rombo elettronico che sale sempre di più fino a diventare quasi noise, espandendosi in una situazione quasi ambient, ma veramente veramente avanti, praticamente un intro che ci porta direttamente alla splendida If Not This Time, che è un bellissimo intro con queste chitarre che fanno un giro melodico notevole, poi entra una classica ritmica psychedelic rock con la voce della nostra sognante eterea, allo stesso tempo anche un minimo gotica, con dell'elettronica di questi synth e dei theremin atonali pazzeschi. Da notare anche la parte centrale, completamente schizzata e fuori di testa, per un pezzo che è subito meraviglioso. Opus 777 in realtà è un altro piccolo intro da 22 secondi di Theremin che ci trasporta ad un altro pezzone, The Things That Concert You, che parte come un psychedelic folk, ma questa volta più con una linea pop, con delle grandi chitarre acid. Ancora una volta una linea vocale notevole, una voce bellissima e degli effetti elettronici pazzeschi, su una linea di basso veramente grandiosa. Un ritornello quasi pop un'altra volta, che però si apre a sonorità stranianti. Un finale in crescendo che ricorda qualcosa dei Velvet Underground, altro pezzo veramente da ricordare. Opus 11 è un altro passaggio, un altro intro di pochi secondi, dove la Theremin la fa da padrone e ci trasporta dentro il capolavoro Red Design Post, che parte subito alla stragrande con questa ritmica meravigliosa, con queste sonorità pazzesche e con una voce unica. Poi arriva questa chitarra distorta molto Grateful Dead, che fa un grandissimo solo e poi lavora sui dei feedback veramente mostruosi. Ritornello fantastico, grandissima voce, con dei grandissimi riff comunque di chitarra e un utilizzo ancora una volta straniante sia della ritmica e che appunto degli effetti sonori elettronici. C'è anche un bel utilizzo di un pianoforte e una parte noise veramente strutturata in maniera assoluta, 2 minuti e 50 di pura gioia, capolavoro. Anche con Four Pole è un altro intro in realtà di 27 secondi di feedback e Theremin, che ci fanno entrare dentro la ballata folk Rose, che si apre con questa linea vocale veramente bellissima, notevole e originale, con una grande idea della ritmica e una batteria veramente strabomba. Anche qui un grandissimo uso dell'elettronica e qualche scambio che è addirittura pre-new wave. Una canzone circolare con alcuni stacchi noise fantastici. Grandissimo riff centrale e finale con una voce veramente stratosferica. Anche qui gran bel pezzo. Fantasy sono 10 minuti di pura goduria, un altro capolavoro del disco. Un intro che ha dei piccolissimi tocchi ritmici e un Theremin schizzato in sottofondo, poi grandissimo basso che si stacca poi su una chitarra simil blues e crescono assieme a una batteria che utilizza un ritmo tribalissimo e l'insieme diventa veramente incredibile. Poi al secondo minuto in realtà e mezzo uno stacco incredibile di sola chitarra per poi riaprirsi in una linea che un'altra volta sembra new wave e la ritmica diventa sempre più potente. Verso il quinto minuto incomincia a cambiare ancora la canzone, il ritmo diventa sempre più martellante dopo aver avuto una partenza, uno stop appunto molto lieve, e poi inizia a arrivare la voce che un'altra volta è stupenda, con questi cambi sconnessi ritmici che ha la Bifart meravigliosi, e un'altra volta la voce è folle e addirittura protopunk. Verso il finale abbiamo un nuovo cambio con una batteria ancora più furente e un basso meraviglioso, voce grandiosa per un crescendo micidiale, uno dei migliori pezzi di tutti gli anni 60. God Bless the Child è una cover
di Billie Holiday, in realtà, ben eseguita, chiaramente trasformata in maniera più psichedelica, costruita su piccoli tocchi e poi diventano in realtà sempre più forti, con una chitarra languida, sospesa, che utilizza dei suoni particolari. Un'altra volta l'elettronica entra a rendere il tutto un po' più originale, con un gran lavoro appunto dei teremi e un grande crescendo elettroacustico, una buona cover. Il disco si chiude alla stragrande con la title track, che parte con questo intro di piatti e piccole percussioni della batteria, con una voce elaborata e particolare che ogni tanto lavora in spoken. Poi entra un ingresso di un tape, al contrario, meraviglioso, sul quale lavora un grandissimo basso. E poi arriva un nuovo cantato ancora più alieno, che diventa quasi una filastrocca psychedelic pop. Grandissima parte finale d'avanguardia, ed è grandissima anche l'uso delle chitarre un'altra volta per un pezzo spaventoso che chiude appunto questo disco degli anni 60, che vi straconsiglio, perché secondo me è un disco veramente indispensabile del periodo, che non conosce quasi nessuno e che invece ha al suo interno due capolavori del periodo e poi tutti i pezzi comunque veramente interessanti. Qui sotto naturalmente c'è il link su Amazon per comprare il disco, c'è anche qui sotto il pulsante per andare su Patreon e avere la vostra mini recensione e mi piace, quindi per tornare direttamente qui il super grazie su YouTube, poi seguitemi su Facebook e su Instagram, e se vi volete bene questo disco Cauldron del gruppo di San Francisco, appunto 50 Foot Ooze, è un acquisto assolutamente obbligato. È del 1978 invece il disco che vi voglio consigliare degli anni 70, è tedesco, è di un tastierista meraviglioso che appunto lavorava con The Agitation Free, è uno dei gruppi appunto del krautrock, un grandissimo strumentista che con questo Departure from the Northern Wasteland ci regala, vedete, un capolavoro di avanguardia e di utilizzo appunto delle tastiere in tutta la sua forza, in tutta la sua forma. È un disco che ha solo 4 pezzi, di cui uno da 20 minuti, nella formazione appunto quella del nostro Michael Honig, al quale è intestato giustamente il disco perché ha scritto tutto lui, e lui utilizza praticamente le tastiere, tutti gli strumenti che sentiamo. Poi abbiamo Michael Duve anch'esso ai sintetizzatori, Uschi Obermeier utilizza la voce ogni tanto come se fosse uno strumento, e Lutz Oblich è alla double guitar, per un disco assolutamente imperdibile, di come ho detto avanguardia elettronica pura nel 78, è un disco incredibile che si apre col capolavoro che è la title track, che ha un intro su queste tastiere flebili che piano piano cominciano a crescere sempre di più, fino ad avere uno stacco e incominciare ad avere un tema ricorrente, e tutte le tastiere e i sintetizzatori incominciano a mescolarsi con questa chitarra sognante. Il tutto cresce sempre di più fino a creare un'atmosfera veramente fantastica, sulla quale cresce poi un arpeggiatore di basso eccezionale, e comincia a venire fuori un tema epico dai sintetizzatori, che si intersecano uno sull'altro con le tastiere e le doppie chitarre in maniera assolutamente perfetta, e arrivano anche delle sonorità che possono ricordare qualcosa di orientaleggiante. Poi sale un leggero tappeto ritmico, spezzato completamente, entrano queste chitarre in lontananza meravigliose, e arrivano anche dei fraseggi ritmici fatti appunto con i synth splendidi, su cui risale un'altra volta una specie di solo che è a dir poco pazzesco, e poi un cambio finale un'altra volta che riporta tutto verso un qualcosa di più sconnesso, che però sale sempre più di intensità fino ad arrivare al massimo e poi risalire e crescere piano piano su un finale veramente minimalista, un capolavoro assoluto del disco che vale tutto il disco. La successiva Hanging Garden Transfer comunque non è a livelli probabilmente di quel capolavorone che è la suite da 20 minuti, ma sono 10 minuti di quasi ambient che sembrerebbe uscito 20 anni dopo, è perfetto, con questi inizi, con questi synth pieni di delay, su cui si costruisce un crescendo, come ho detto, ambient synth da paura. Anche qui ogni tanto ci sente qualche armonia e qualche idea appunto di melodia orientaleggiante, grandissimo l'uso degli arpeggiatori, con una piccola ritmica elettronica accennata quasi pre-house, con un finale fantastico con un solo pazzesco. Voices of Wear a questi synth ripetuti che girano su se stessi e creano una melodia veramente fantastica, per un pezzo riflessivo, sul quale si imbastisce comunque un motivo molto circolare. Poi voce elaborata, arpeggio e basso veramente interessante, quindi un altro pezzo gradevole. Sun and Moon chiude il disco, su un arpeggio di synth, crescono delle tastiere eteree con una grande melodia. Poi uno stacco centrale veramente incredibile, subito dopo un crescendo ritmico pazzesco, e un finale con synth spaziali da ricordare, quindi bellissimo disco questo degli anni 70, che chiaramente i tre pezzi della seconda lato, diciamo, della side 2, sono dei bei pezzi, ma quello che veramente è assolutamente un capolavoro della storia della musica è per l'appunto la title track da 20 minuti. Il link del disco è qua sotto, qui sotto c'è anche il pulsante per donare su Patreon, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio giro per l'Italia, e non vi perdete questo disco perché è un disco veramente d'avanguardia, sperimentale, elettronica e completamente praticamente strumentale, che ha al suo interno veramente una serie di cose che verranno poi riprese anche decine e decine di anni dopo, quindi per me disco indispensabile.
Per gli anni Ottanta ho scelto un disco di un gruppo di Sydney, appunto formatosi fine anni 70, primissimi anni 80, proprio in scia del punk rock, e di questo più o meno stiamo parlando, un gruppo che mescola hard rock, glam rock, garage, punk, chiaramente post Radio Birdman, considerando che sono australiani, e anche post Stooges, e chiaramente ci si sente un po' del power pop alla Cheap Trick addirittura, e ci si sente chiaramente anche l'influenza della Mons e del punk anche e pure inglese. Il gruppo è The Celebite Rifles e il disco è meraviglioso, è del 1986, The Turgid Miasma of Existence, disco che ha praticamente come formazione il grande Damien Lovelock alla voce, purtroppo scomparso nel 2019, Ken Steadman alla chitarra, Dave Morris alla chitarra ritmica, Paul Larsen alla batteria e Michael Covray al basso. Il disco si apre subito con un capolavoro, Billy Bonney Regrets, che parte con un riff garage punk meraviglioso su cui sale una ritmica che pesta veramente di brutto, poi uno stop, un basso veramente eccellente, poi rientro eccezionale per un sali e scendi grandioso, con una grandissima linea vocale, una voce fantastica che utilizza i cori in maniera splendida, solo hendrixiano secco e veloce per uno dei pezzi garage punk degli anni 80 più belli, veramente una costruzione enorme, una composizione fantastica, un arrangiamento perfetto, capolavoro. Segue un altro pezzo che se non è un capolavoro poco ci manca, ovvero Conflict of Instinct, con una partenza qui puramente quasi hardcore, con un riff classico alla Detroit, e poi parte questa ritmica solida e precisa, cazzo, sulla grandissima linea vocale, molto urlata, arriva poi un ritornello che si apre al power pop in maniera stupenda e che ricorda addirittura qualcosa di New Wave, per un pezzo tirato, veramente composto da Dio, che appunto ha dentro anche dei germi di Divo in alcune soluzioni ritmiche e di voce. Grandissimo il solo in stile garage blues, per un finale che spinge sempre di più verso l'hardcore, altro pezzone. Segue Temper Temper Mr. Camper, che stavolta ha una ritmica quasi New Wave, su un riff roccioso, appunto hard rock. Ottimo il tiro un'altra volta e bassa batteria che sono veramente fulminanti. Grandissimo il cantato e ottimo il solo all'MC5, un pezzo che non vale probabilmente i primi due ma che comunque resta veramente bello. Sentine la bellezza, una ballata con inflessione alla Velvet Underground veramente strabomba, con una voce recitata e che a volte incanta per quanto è in realtà così sentita, su giri di chitarra precisi, puliti, quasi dark in un certo senso. L'atmosfera perfetta così come il solo di chitarra. Tutto poi è incisivo e iperfazzato, fino ad un crescendo finale eccezionale, altro pezzone. Così come un altro capolavoro del punk rock, garage rock australiano, Some Kind of Feeling, che parte con un basso a dir poco eccellente, che sale su una ritmica puramente punk rock, il riff molto alla Stooges, alla Radio Birdman, e poi aveva questa voce che veramente declama tutto con una forza incredibile, un testo meraviglioso, ritornello fantastico, tosto e giustamente ripetitivo, e qui c'è veramente un grande unione di basso, batteria, di tutti gli strumenti che rendono il pezzo veramente eccezionale. Buona anche Glasshouse, che parte con questo intro di basso e di chitarra appena toccata, che poi diventa lentamente una chitarra slide, che lavora su un'altra chitarra arpeggiata. Bellissima poi la voce, evocativa, sentita, con un'atmosfera decadente e allo stesso tempo ansiogena, bel pezzo. Sometimes parte con un riff proprio Ramon style, con una ritmica in piano stile Sonics, voce punkissima e corretti beat veramente bomba. Al solito c'è un grandissimo lavoro del basso, per un ritornello che vira addirittura sul power pop, poi grande spinta Detroit style verso il finale. Segue un altro capolavoro del disco, ovvero No Sign, con una grande partenza d'atmosfera, con una ritmica precisa e pulita, un lavoro delle chitarra veramente eccezionale, sia quella solista che quella arpeggiata, un lavoro fantastico, una voce bomba, questa volta molto alla Iggy, ma tutto il pezzo un po' c'è quel sentore di Iggy Pop, diciamo post Idiot. Arriva il ritornello che è a dir poco fantastico, spacca di brutto, poi di nuovo questo riff fazzato su cui si alza addirittura un lavoro di violoncello a luce eccelso, veramente un pezzo meraviglioso questo, un capolavoro assoluto del garage punk tutto. Subito dopo arriva la più semplice Eddie, che è una classica costruzione garage punk, con le chitarre super fazzate su un riff notevole, la ritmica è similtribale, il basso un'altra volta fa dei giri che sono quasi alla U, la voce al solito è molto bella e stavolta più melodica, bello ritornello spezzato da un solo veramente intrigante. Con JNS si fa ancora di meglio, un altro mezzo capolavoro del disco, grandissimo tiro, partenza super fotonia, che mescola i Radio Birdman, i Rimo, i Ramones, i Divo, un po' di New Wave, veramente tanta roba, trascinante con questa batteria fantastica sugli scudi, tutti gli stacchi perfetti, voce straordinaria per un pezzo assolutamente imperdibile. Si chiude con un altro pezzo, ovvero New Mistakes, che su questa classica ritmica quasi alla garage, una batteria garage su un punk, su un basso però quasi funk, si costruisce un'atmosfera alla Stooges con delle chitarre fantastiche, una voce bellissima, un testo enorme, poi c'è questo stacco improvviso su cui rimontano i riff delle chitarre in maniera ottima, arriva un'altra volta ancora il violoncello e un attacco puramente MC5 che si unisce a un certo tipo di voglia alla Velvet Underground, su una batteria che cresce fino a un finale noise con degli archi, una cosa, un lavoro veramente bomba che si chiude alla stragrande, questo
discone del 1986 dei The Celibate Rifles, secondo me uno dei migliori dischi di garage punk di tutti i tempi, praticamente semi sconosciuto, con una delle copertine più belle dell'universo. Per me, se amate il genere, è assolutamente da non perdere, e anche se amate semplicemente la buona musica. Il link del disco è qua sotto, qui sotto c'è anche il pulsante per donare su Patreon, avere la vostra mini recensione, qui sotto c'è appunto anche il pulsante del super grazie per donare qui direttamente su YouTube. Seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E qui mi dispiace per il cantante che aveva questa voce evocativa, questi testi fantastici, riusciva a essere questo incrocio fra Iggy Pop, Johnny Rotten, cioè una voce veramente particolare, con un timbro eccellente e con un tiro totale. Per me questo è un disco assolutamente da non perdere un'altra volta, se non sarebbe, come dico sempre, nei consigli. E siamo negli anni 90. Negli anni 90 vi porto in Giappone, a Tokyo. Un gruppo che è formato a metà degli anni 80, a Tokyo per l'appunto, dal chitarrista, cantante, violinista, suonatore anche di basso, di tastiere, K.K. Null, che appunto fondò il gruppo insieme al batterista Tatsuya Yoshida, che però non sono in questo disco, perché in questo disco la formazione è appunto K.K. Null alla voce, alla chitarra, al basso, alle linee elettroniche. Poi abbiamo Yasuko alla batteria e Mitsuru Tabata alla chitarra e sintetizzatori, per questo disco appunto degli Zeni Jeva. Il disco è Total Castration, appunto, del 1991, disco dove si mescolano influenze math, psichedeliche, death metal, c'è un po' di tutto nel mezzo in questo discone. Ma partiamo dall'inizio. E che inizio, visto che si apre subito con il pezzo I Want You, capolavoro che parte su questa ritmica pazzesca math rock, su quale si apre questo riff epico alla Killing Joke, voce urlata e truce di però veramente espressiva, su un pezzo cazzo che è un cingolato, una potenza incredibile, pieno di feedback, con queste chitarre che lavorano in maniera assoluta, con questo sintetizzatore impazzito e con un finale veramente pazzesco per un pezzo meraviglioso che subito lascia sbalorditi. Total Castration parte con questo ingresso dei primi 20 secondi che sembra grindcore dalla potenza che tira fuori, poi si passa a un mezzo tempo rallentato, comunque il suono è sempre violento e corposissimo, il muro poi di chitarre noise è fantastico, su questo riff consecutivo girato dalla chitarra e da un basso alla Black Sabbath, veramente tanta roba, una voce quasi in spoken, poi uno stacco gigantesco, una batteria fantastica e un finale quasi industriale alla Swans, per capirsi. Segue Big Matt Death, che un'altra volta ha una specie di partenza post math rock, con dei riff tostissimi su una ritmica un'altra volta possente e pestone, ma che con una batteria che riesce ad andare in tre quarti, riesce a muoversi molto spontaneamente attraverso anche il jazz in un certo senso, e il pezzo è ossessivo, è furioso ed ha una voce fantastica, non a livello dei primi due pezzi, ma comunque sempre un bel pezzo. Shut Me With Your Blood è un altro capolavoro del disco, una partenza tesissima con una batteria tostissima e un insieme al dir poco portentoso, che stacca poi su un riff meraviglioso, su questa voce che incomincia a urlare violentemente in maniera quasi death, su lavori di chitarra simil post rock, poi uno stacco feed pieno di noise meraviglioso per un finale da brividi con degli scambi veramente impetuosi, pezzone. Anche Godflesh è un bel pezzo, con questo intro di chitarra sconnesso, con questi arpeggi che sembrano uno mangiare l'altro, poi arriva un riff veramente potentissimo, quasi sludge metal, su una ritmica spezzata che però non schiaccia sassi, su queste lavoro di chitarre noise e pesantissime, con un bellissimo solo centrale e uno stacco noise ancora più interessante, altro pezzo che si ricorda molto volentieri, così come la successiva Blood Sex, che è quasi una partenza della Black Sabbath dei primi tre dischi, con questo riff pachidermico ma allo stesso tempo è così sentito, così in un certo senso orrorifico, basso assolutamente perfetto e batteria portentosa, su delle chitarre fazzate noise eccezionali, un pezzo anche questo che si ricorda veramente molto volentieri. Con New Flesh, se possibile, si alza ancora di più la qualità. Si parte con questo riff rallentato su cui entra questa batteria pestona e pulita, l'atmosfera è totalmente plumbea, comunque la voce è super espressiva e a tratti anche in spoken, con uno scambio centrale a dir poco eccezionale per un finale un'altra volta quasi grindcore, un'altra volta composizione e arrangiamento veramente che lasciano sbalorditi, così come nel capolavoro finale, altro pezzo indimenticabile, I Hate You, che parte subito in maniera super noise con urla e imprecazioni in sottofondo e questo tappeto ritmico veramente assurdo, magnifico, su cui poi si costruiscono questi riff ossessivi e sempre più gotici in un certo senso, e il pezzo si trasforma sempre più in qualcosa simile a Swans, sempre più caotico, sempre più violento, sempre più portato all'eccesso, sempre più insopportabile nel senso positivo, e quindi un pezzo che chiude il disco in maniera perfetta, perché è l'altro capolavoro appunto di questo meraviglioso disco, appunto Total Castration del 1991 di questo gruppo giapponese, di Zeni Jeva, che dovete assolutamente scoprire. Ci sono i dischi precedenti, alcune anche successive
eccessivi, veramente bomba, che nulla è veramente un mito, e questo disco è spacca di brutto. Se amate il post rock, il mat rock o qualcosa anche che vi riporti in un certo senso agli Swans, a un certo tipo di gotico industriale di quel tipo, non potete farvi scappare questo discone. Il link del disco è qua sotto, qui sotto c'è anche il pulsante per donare su Patreon e avere la vostra mini recensione, qui sotto c'è anche il pulsante per donare qui e su YouTube avere il vostro super grazie, insomma donare e darmi una mano qui. Seguitemi poi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. Ripeto, Zenigeva 1991, Total Castration, questo è un disco veramente indispensabile, 8 pezzi di cui 2 capolavori, almeno altri 3-4 pezzi vicino al capolavoro e gli altri che non sono assolutamente riempitivi perché sono fantastici. Per gli anni 2000 ho deciso di parlare di un gruppo newyorkese che secondo me ha veramente, con questo Other Mathematics del 2001, dato una scheggia incredibile, 24 minuti, 13 pezzi, per una violenza no wave mescolata a un certo tipo di voglia hardcore alla Minutemen, con un'idea appunto anche del power pop, tutto all'interno di un disco che è una scheggia incredibile, secondo me, è veramente grandiosa. Il gruppo appunto è formato a Brooklyn, a New York, a fine degli anni 90, l'esordio del 2001. Il gruppo vanta Shannin Mote alla chitarra e alla voce, Shareer Mote all'altra chitarra, e nel disco poi abbiamo anche Zach Lerfoff che usa il basso, un'altra chitarra e suona la batteria, per un disco assolutamente fuori di cervello, almeno secondo il sottoscritto, veramente una scheggia che non si sentiva da un bel po'. Si apre subito alla stragrande il disco con It's on Television, subito attacco funk punk da paura, con una batteria super hardcore e un basso post punk meraviglioso, su cui lavorano addirittura delle chitarre stranamente mat rock, e una voce completamente pazza in stile no wave, con degli stacchi jazz funk wave allucinanti, che portano fino al noise in una velocità assurda, poi si rallenta e incominciano ad arrivare delle sgambature totali, per una velocizzazione in chiusura paurosa, 2 minuti e 20 che sono veramente arte pura. La seconda The Idea of Peter North non vale da quanto il primo pezzo, ma è un altro scheggia impazzita, 49 secondi di furia, su un basso secchissimo arriva questa batteria che è fra il punk rock e il mat rock, con queste chitarre praticamente che si rincorrono e riescono a lavorare in maniera perfetta, così come la voce, per un pezzo che schianta subito l'ascoltatore e lo porta alla successiva Girlfriend is Worse, un altro minuto di pura pazzia, con un riff punk wave attraverso degli stacchi ritmici tribali, una batteria eccezionale che va dritto, passo clamoroso, voce schizzata al limite, per un pezzo circolare e potente. Il 1 minuto e 12 orbital e il nuclear fa molto meglio, con un riff quasi no wave, con una ritmica completamente folle, con delle voci che vengono utilizzate a scambi in maniera perfetta. Poi arrivano queste chitarre funk wave un'altra volta, mescolate a una specie di jazz sporcato, fazzato, con un finale punk che va a 2000, veramente un pezzo bomba, così come il minuto e mezzo di Rock and Roll Simulator, grandissima carica hardcore jazz in un certo senso, con voce perfetta e un ritornello a dir poco fantastico. Poi grandissima la batteria un'altra volta, schizzata e velocissima, un grande solo di chitarra che arriva al noise veramente da paura, su un riff ripetuto che gira in maniera noise wave, un pezzo veramente ottimo. Con The Birth of Disneyland si arriva addirittura a 3 minuti, per un pezzo che parte molto più mat rock, con un mezzo tempo spezzato, con una voce che va fra il punk e lo spoken. Il lavoro delle chitarre è eccellente, così come il basso secco e tosto, su una batteria che ha sempre più improvvisazioni jazz, poi un piccolo cambio centrale di sole chitarre veramente fantastico, però che si amalgono con il rientro del basso ed arrivano a un finale veramente ottimo. Dal title track parte con questa costruzione post hardcore da 1 minuto e mezzo, con un riff totalmente wave, un basso funk, su cui arriva questa batteria simil tribale e una voce fantastica. Poi sono splendidi tutti gli stacchi batteria e voce, veramente eccezionali, con dei grandi tocchi di chitarra degli vari strumenti che vanno sempre più crescendo fino a arrivare al noise puro. Segue il capolavoro da poco più di 2 minuti, Love Japanese Style. Anche qui si parte con un'idea, un intro quasi post rock, però poi si stacca e la batteria e il basso vanno a dritto in maniera possente e si sfiora un'altra volta il super hardcore, su delle chitarre che questa volta possono ricordare appunto sgambature alla Contortions, e una voce quasi la David Byrne, come se fosse ancora più schizzato. Poi costruzione veramente fantastica, anche il lavoro dei cori è eccezionale, con queste chitarre poi diventano sempre più violente, e uno stacco finale quasi Pimp Pixie Style per un pezzo che è un capolavoro. Object in Relation si apre su un giro di basso molto buono, su cui poi sale subito una voce folle e una chitarra che praticamente sposta il tutto verso il noise. Anche qui ci sono accenti centrali di mat rock, e anche qui abbiamo una batteria che spacca in un pezzo un pochino più normale che comunque fa sempre la sua figura. I Can't Put Into Words è un pezzone, un vero funk punk, con gli strumenti che si uniscono in maniera assoluta, a tratti ricordando appunto Contortion, a tratti ricordando il pop group, mettendoci dentro anche però della roba bifartiana. Fantastico ritornello con la batteria eccezionale, uno
spoken è meraviglioso e delle chitarre che verso il finale fanno un lavoro quasi alla Slint, pezzone. La successiva The Fun System parte con un'idea appunto di post-rock e mat-rock anche questa, che però diventa subito un'idea new wave, su un cantato completamente fuori e una batteria sconnessa, e con delle chitarre che sono hard rock, punk, mescolate al post-rock, fanno un lavoro dopo l'altro attraverso anche situazioni funk, wave, di quelle però distorte e implacabili, e lavora poi su due armonici reiterati all'infinito, veramente un grande pezzo. L'atmosfera è cupissima e alla fin fine si arriva col sorriso sulle labbra. Stesso discorso per Super Sex, 1 minuto e 19 di gioia, su questa ritmica, questa volta completamente post-punk. Cresce sempre più di intensità il lavoro di un basso essenziale e delle chitarre che spuntano sempre più sul noise e sulle accordature aperte. Fantastica la voce e un muro di suono devastante. Insieme a questo cantato isterico rende il tutto assolutamente imperdibile. Il disco si chiude con il pezzo più lungo del lotto, ovvero 4 minuti di The Mechanic, che parte come un post-hardcore quasi alla Meat Hootman, con questo basso potente e una batteria assolutamente solida. Le chitarre invece lavorano con dei piccoli tocchi su una voce prettamente punk rock. Poi grandissimo passaggio mat puro e grandissimo solo a seguire, fino ad arrivare a uno scambio di chitarre noise wave eccezionale. Tutto è perfettamente intrecciato e va lentamente verso un finale, anche qui minimale per un disco assoluto, un disco veramente bellissimo, ripeto, 24 minuti in 13 pezzi che valgono tutto però l'acquisto, un disco eccellente di Furian Wave, in un certo senso, che si mescola, come ho detto, a 6.000 influenze, ma che ha dalla sua proprio la forza della brevità e la prova della forza della concisione hardcore, ma la forza anche della costruzione è quasi art punk, quindi un disco assolutamente indispensabile secondo me degli anni 2000, uno dei dischi più belli e che è andato completamente a scomparire, che nessuno conosce. Questi Ex Models invece sono dei grandi. Other Mathematics è un disco da non perdere. Il disco è qui sotto c'è anche il pulsante per donare direttamente su YouTube per il super grazie, quindi poi qui sotto c'è anche il pulsante per andare su Patreon e avere la vostra mini recensione. Seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio giro per l'Italia. Questi Ex Models spaccano di brutto e questo disco non sembra nemmeno avere 23-24 anni, sembra uscito ieri l'altro, prodotto da Dio, suonato benissimo e con una carica assolutamente bestiale, veramente un disco enorme. E siamo al secondo decennio del XXI secolo e il disco che ho scelto è un disco di un duo di due ragazze che si sono incontrate durante il college nel 2009 e che nel 2019 hanno deciso di formare questo loro gruppo, i Wet Leg. Le ragazze sono Ryan Tesdale, che è la voce, diciamo, solista della chitarra, e Esther Chambers, che appunto fa la chitarra e i cori, che formano questo gruppo, Wet Leg, appunto. E le nostre due avevano una relazione sentimentale, poi ora sono sposate, e erano esordito nel 2022 con questo loro LP omonimo, dopo che hanno avuto un grandissimo successo pochi mesi prima con il loro singolo. Questi Wet Leg si fanno aiutare nel disco da Alice Durant, che appunto suona il basso e i cori, Henry Holmes alla batteria e le percussioni, e Joshua Mobaraki, che utilizza altre chitarre, soprattutto sintetizzatori e cori. Allora, questo Wet Leg è un disco particolare che mescola l'indie pop, in un certo senso l'indie folk, l'indie rock, il post punk new wave, il pop puro, il synth pop, la wave, cioè veramente di tutto, per un disco che secondo il sottoscritto riporta in realtà a un'idea di un certo tipo di musica pop che stavolta è riattualizzata in maniera molto molto interessante. Ma partiamo anche qui dall'inizio. Il primo pezzo è Being in Love, che parte con questa ritmica di disco wave con un uso dei synth veramente interessante. Poi arrivano queste belle chitarre post-punk, queste voci delicate e bambinesche che utilizzano i cori in maniera ottimale. Bello ritornello per un pezzo che passa in un secondo e vola via, veramente ben fatto. Splendido Chains Long, che poi era il singolo, secondo uno dei singoli synth pop più belli che si siano sentiti negli ultimi anni, perché parte con questa ritmica appunto synth pop punk, con questo basso puramente new order, con una voce delicata quasi in spoken, per un ritornello poi indie pop veramente notevole, produzione fantastica, lavoro delle chitarre eccezionale per un pezzo secondo me di quelli che non si cancellano dalla testa e che rimangono proprio anche per la loro qualità compositiva, veramente un capolavoro di questo genere. Molto interessante anche Angelica, la successiva, che parte con queste chitarre indie pop insieme a un utilizzo particolare delle voci, e poi subito parte un'idea percussiva molto new wave, con un cambio estremamente melodico che ci porta però poi a un attacco noise pop con questa voce, ripeto, che ha una costruzione quasi psichedelica. Grandissimo poi lo stacco, che diventa noise ma quasi shoegaze, per un ottimo finale in crescendo. Anche qui siamo di fronte a un bel pezzo. I Don't Wanna Go Out è un indie pop rock in un certo senso più sui generis, ma che funziona benissimo grazie alla buona ritmica, al bel cantato delicato pulito, con questi piccoli tocchi e arrangiamenti quasi glam pop. E ogni tanto sembra di sentire un giro che ricorda The Man Who Sold the World di Bowie nel
in mezzo appunto alla costruzione della canzone, che rimane gradevole grazie anche al bel ritornello. Wet Dream fa meglio con quella partenza super efficace, con questa ritmica dance pop che veramente riesce a subito a colpire. Una strana linea vocale che mescola Blondie a Patti Smith alle Go Go's. Ottimo il basso wave, veramente ottimo. Ritornello imprescindibile, tanta roba. Con un'amalgama, una produzione, un'idea di costruzione e composizione della canzone perfetta, questo è veramente un bellissimo pezzo. Così come è bellissima la successiva Convincing, che su questa ritmica spezzata post-punk costruisce un ottimo lavoro delle chitarre e delle voci che si intersecano in maniera perfetta. Bellissimo ritornello, pulsante, anche raffinato. Poi grandissimo passaggio e poi un finale veramente bomba, che ponda all'indie rock su questo tappeto di tastiere, veramente particolare. Loving You è una discreta ballata elettroacustica, costruita su delle tastiere su un organo particolare. La ritmica poi entra come un elettropop, al solito un buon lavoro delle voci e sono efficaci tutte le costruzioni, appunto i piccoli lick messi a giro da chitarre, sintetizzatori e basso, per una ballata, come ho detto, discreta che si ascolta volentieri. Fa meglio Air Moon, con questa partenza disco punk, con queste voci proprio da Go-Go's, dalle Bangles in un certo senso, con un basso in stile new wave power pop, con delle chitarre appena accennate e con dei lick veramente gradevoli. Poi il ritornello diventa quasi electro clash, poi arriva un urlo super punk su delle chitarre darkissime, che apre al finale super indie pop pezzone. Oh No è un pezzo efficace, divertente, che ha queste chitarre super fazzate, che parte con questa linea indie pop, con un riff che viene ripetuto anche appunto melodicamente dalla voce. Poi si apre proprio un'apertura completamente wave e torna a un certo tipo di ritmica tribale efficace, su un ritornello pop sicuramente centrato, con dei bei tocchi di tastiere. Non un pezzo eccezionale, ma anche qui siamo sempre sul buono. Piece of Shit parte con questa idea di ballata quasi indie lo-fi, con echi The Pavement, bella la linea vocale. Poi arriva questo ingresso new wave di tanta roba, con questa ritmica perennemente a diritto, con delle chitarre che sono quasi alla Cure. Ottimo ritornello pulito e secco per un pezzo che rimane nella testa e non esce più. Supermantle rallenta un po' il tempo del disco, pur non essendo una ballata, è un indie rock abbastanza canonico, sul quale la nostra tira una bella voce melodica con una buona linea, e queste aperture quasi folk pop, e delle chitarre che sembrano quasi in stile Creeders, per capirsi, per un ritornello delicato ma un po' appiccicoso. Pezzo niente male, ma non eccelso. Chiude molto meglio il disco Too Late Now, con questa cassa che batte su un giro basso puramente new wave, che poi piano piano si apre a una costruzione della batteria molto alla Joy Division, molto spezzettata, con questi piccoli tocchi di chitarra e percussioni che sembrano quasi andare uno contro l'altro. Ottimo il cantato, che ha al di sotto appunto del ritornello anche dei tocchi quasi industriali. Grande atmosfera e belli synth. E poi si parte con una batteria che parte veloce e diretta, proprio in maniera quasi punk rock, che poi si mescolano insieme, che lavora invece in maniera new wave, per un finale veramente notevole. Quindi disco, secondo me, questo del 2022 di queste due giovani ragazze, che sono riuscite veramente a costruire qualcosa di molto interessante, un synth wave pop indie appunto lo-fi, che mescola un po' tutte queste cose insieme, riesce ad essere orecchiabile e commerciale allo stesso tempo sperimentale. Certo, non ci troviamo di fronte a niente di stra originale, ma quello che viene costruito però è proprio un insieme di cose, e che messe tutte insieme suonano alla stragrande. La produzione è fantastica, nelle nostre hanno dei testi veramente divertenti, e nell'insieme, ripeto, il disco è assolutamente imperdibile per tutti quelli che amano il synth pop, il post punk, la new wave, per quelli che amano l'indie rock, per il lo-fi e per tutti quelli che insomma riescono a gradire appunto questa musica fatta con ritmi pazzeschi, con bassi a dritta alla new order, e con una voglia appunto di mettere insieme il tutto con forza, ma soprattutto anche con un'idea di quasi molto ironica anche nei testi, che riesce a far concepire ancora meglio l'idea appunto di questo bellissimo Wet Leg del 2022, che vi consiglio con tutto il cuore. Il link del disco su Amazon è qui sotto, qui sotto c'è anche il pulsante per donare direttamente su YouTube e avere il super grazie e poter donare direttamente sopra questo, sotto questo, sotto altri video. Sotto c'è anche il pulsante per andare su Patreon, insomma il sito, e avere la vostra mini recensione. Seguitemi su Facebook e su Instagram, pensate che cazzo faccio a giro per l'Italia. Ripeto, questo duo, queste Wet Leg, queste due ragazze che poi si sono sposate, sono un duo veramente interessante. Hanno fatto solo un disco, ma questo disco è un disco che mescola tantissime influenze, e per questo nel metterle tutte insieme arriva un certo tipo di originalità che sembrerebbe sul momento non esistere, ma che più passa in realtà il tempo e più passano le canzoni diventa comprensibile alle orecchie di tutti. Per me quindi un disco è un'altra volta da non perdere, proprio con delle sonorità, come ho detto, che possono ricordare anche il passato, ma con una produzione, un'idea appunto di testi e di, diciamo così, arrangiamenti e di tutto quello che gira intorno alla canzone, che sono assolutamente ipermoderni.
E questo video di consigli musicali è finito, fatto per pochi ma buoni come al solito, perché i consigli musicali non è che li seguono in molti, ma non mi interessa, avevo voglia di farlo, quindi un disco per decennio dagli anni 60 al XXI secolo, dove vengono chiaramente negli anni 2000 consigliati due dischi, uno dal 2000 al 2010 e dal 2011 ad adesso, e quindi come ho detto appunto un disco per decennio, spero insomma di avervi fatto scoprire qualche gruppo che non conoscevate, oppure insomma spero che come me pensiate che questi gruppi siano assolutamente indispensabili con questi dischi che secondo me sono veramente delle bombe. Quindi che dirvi di più, un ringraziamento a tutti quelli che mi vogliono bene, un ringraziamento a tutti quelli che mi vogliono male, che tanto fanno casino, ma poi la gente viene sul mio sito e ci rimane, e quindi ripeto, seguitemi sul mio canale. Dopo questi consigli musicali usciranno i consigli del mese e 4 recensioni Patreon, ripeto, qui sotto c'è il link per andare su Patreon e avere la vostra mini recensione, 4 recensioni, mini recensioni Patreon tutti i giorni sul mio canale, e poi ripeto, seguite i criticoni e sui vari social, ovvero il collettivo mio, di Davide Marra e di Francesco Alò e di Mattia Ferrari, per capire dove siamo a giro per l'Italia, insomma gli spettacoli in teatro, nel cinema che facciamo, e insomma poi ripeto, seguite il mio canale in attesa appunto che a dicembre ci si metta sotto io e Ele per stilare una lista fra i 50 migliori e i 50 peggiori, per poter fare il meglio e il peggio, che uscirà di sicuro a gennaio. Quindi ripeto, un abbraccio a tutti quelli che hanno seguito questo video, un abbraccio gigantesco a mia moglie, senza la quale questo video come tutti gli altri non sarebbero mai esistiti, e vi aspetto tutti i giorni sul mio canale per i 4 video, come ha detto Patreon, e per tutte le cose che metto una volta a settimana, diciamo un po' più grosse. Ripeto, settimana prossima arriveranno i consigli del mese in un video. Ci si vede al prossimo video. Da Livorno è tutto.